L'idea di organizzare un incontro pubblico sulla salute mentale è nata all'interno dell'Associazione Culturale Memosine, a cui appartengo e che, come sapete, si occupa principalmente di memoria storica. Oggi proviamo in questo incontro dedicato alla memoria di mia madre Ausilia ad inaugurare un nuovo modo di fare memoria anche delle nostre singole storie, con la speranza che questo esercizio sia utile alla comunità di cui faccio parte. Sono convinto che tale esercizio può solo illuminare la strada per un lavoro sociale futuro. Per me, che sono qui, e la mia famiglia, accettare di dedicare un incontro pubblico sulla salute mentale alla memoria di mia mamma non è stato affatto facile, per ovvi motivi, ma l'abbiamo considerato necessario e indispensabile per assicurare che esperienze vissute, nel bene e nel male, producano un cambiamento nei modi di vita e nelle relazioni. Sono convinto che affrontare pubblicamente il tema del disagio mentale possa essere, anzi deve essere, un'occasione per diffondere e divulgare l'informazione e le conoscenze utili alle famiglie al fine di combattere l'indifferenza e la cattiva informazione sul tema oggetto del nostro incontro che proponiamo come comune terreno di lavoro a tutti voi, di tipo bipolare. Non può essere affrontata esclusivamente con le cure di un professionista, né tantomeno relegata all'interno del nucleo familiare del malato. Quando penso alla mia storia, mi domando se con il lavoro di un servizio sociale capace di promuovere nuove relazioni fra la famiglia, il malato e il territorio in cui vive, sarebbe stato possibile creare un'opportunità di vivere meglio la difficile esperienza. Magari interpretare in tempo alcuni segnali che solo oggi uno comprende. Quando parlo di nuove relazioni sociali necessarie, ho in mente la possibilità di garantire a chi è in difficoltà e si percepisce inutile occasioni di socialità, confronto, dialogo, all'interno delle quali attivarsi nuovamente, aiutare gli altri e lasciarsi aiutare. Mi auguro che la giornata odierna, questo incontro, sia la prima tappa di un lavoro continuo e programmato da parte di tutti voi, i soggetti e le istituzioni di Valle Corsa. È necessaria una comune assunzione di responsabilità sul tema della salute mentale. A Valle Corsa è necessario un lavoro di prevenzione e di divulgazione da rivolgere alla comunità. Tale lavoro va condotto insieme all'associazione, alle parrocchie, all'amministrazione comunale, ai servizi sociali e ai singoli cittadini. L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di affrontare i pregiudizi, la disinformazione sull'argomento che spesso sono causa di emarginazione e dolore per chi vive il disagio. Allora, per concludere vorrei sottolineare l'importanza di conoscere quali sono i soggetti e i servizi capaci di aiutare le persone ad affrontare le sofferenze mentali. Evidenzio che ad essi bisogna rivolgersi tempestivamente. A tal proposito, colgo l'occasione per ringraziare e presentare il Comitato per la Salute Mentale di Frosinone, la dottoressa Mariangela Fiorelli e tutti voi, presenti di associazioni e cittadini. In ultimo, un ringraziamento a Memosine che ha avuto la sensibilità di organizzare l'incontro. Grazie. Orientarsi di fronte a un problema che è molto grande, perché non è soltanto l'aspetto patologico, quindi l'intervento di cura che lo avvicina a tutte le altre patologie, non lo rende diverso, ma è la parte quella umana, la parte delle relazioni, del pregiudizio, della discriminazione che ancora c'è intorno a questa patologia, che fa solo paura e che penso che molti di voi conoscono solo attraverso notizie sul giornale circa un episodio di una persona che era in cura presso servizio e che quindi si era manifestata violenta, assolutamente incontrollabile e quant'altro, senza conoscere invece una realtà grandissima di soggetti che invece lottano quotidianamente per trovare una guarigione non solo clinica ma soprattutto sociale, per trovare il loro spazio, la loro dimensione, una famiglia, un lavoro, gli amici. Quindi esiste qualcosa di più che forse nessuno conosce. Elio ha scritto in questo testo e ha letto che io vorrei conoscere quali sono i servizi, quali sono, dove rivolgermi e come intervenire tempestivamente. Questa in realtà è un'esperienza che si vive da subito. Io adesso parlo di me, ma in qualche modo anche chi parlerà dopo di me vi farà capire cosa accade.
Quindi ho un fratello che ha disturbi psichiatrici, quindi 2 anni meno di me, quindi con lui ho vissuto un'infanzia in cui eravamo legatissimi. A un certo punto la patologia lo porta ad essere distante e diverso da quello che erano gli altri compagni con cui giocavo, quindi una difficoltà mia personale, ma soprattutto una difficoltà e uno sconvolgimento totale nella mia famiglia. All'inizio si innescano meccanismi assolutamente devastanti di sensi di colpa. Un genitore di fronte a un figlio che ha una patologia non la riconosce solo come patologia, ma crede di avere una colpa, cioè crede di aver inciso su quelle paure, su quelle difficoltà in maniera pesante e dolosamente, come se l'avesse sente di aver sbagliato. Non gli basta capire e vedere che magari ha 3 figli e solo uno sta male, e quindi non gli basta capire che non è solo quell'approccio che può aver portato a questa patologia. La patologia esiste, è una patologia organica ma anche sociale. Quindi molte famiglie vivono un disagio fortissimo e quindi spesso moglie e marito vanno in crisi anche personale, anche la coppia viene messa da parte, così come nascono tutta una serie di paure e di protezione nei confronti del soggetto che ha un problema psichiatrico, protezione che spesso portano poi a sottovalutare le sue capacità residue, quindi lo si porta comunque, lo si accudisce anche troppo, lo si deresponsabilizza, si pensa comunque di dover intervenire sempre, che non si è in grado di fare, o addirittura gli si trasmette quasi la sensazione che non ci siano vie di uscita, che quindi ce l'hanno questo problema, quindi ce l'hai tu e ce l'hanno gli altri, e questo meccanismo di ritorsione comunque ti porta a stare sempre più solo e sempre più in crisi. E quindi ancora sono anni che la patologia c'è, l'hai vista o hai fatto finta di non vederla, però a un certo punto l'hai vista, però non l'accetti ancora. E le cose continuano ad andare avanti, e questa è la sofferenza che vivi tu, per non pensare della sofferenza che vive chi è accanto a te, che tu in quel momento della vita non hai proprio le capacità di aiutarlo, anzi in qualche modo lo stai solo abbandonando perché tu non hai ancora capito dove devi andare. No, quindi finché non ci si mette in discussione, perché finché non si arriva a capire che cos'è, finché non se ne parla, non si chiede aiuto, non si inizia, cioè il vero inizio è quando comunque di fronte alla diagnosi, che poi le diagnosi cambiano nel tempo perché la scienza medica è particolare in questo campo, finché non si dicono che cos'è, finché non batti la testa addosso al muro dicendo oddio la schizofrenia, ma allora è come quello che andava in manicomio, e allora anche la parola manicomio è spaventosa è destabilizzante, è veramente difficile. Difficile, cioè è stato per me che ero una sorella vedere mio fratello diverso, e per i miei genitori è stato difficilissimo. E quindi noi abbiamo iniziato con le terapie familiari, poi abbiamo iniziato con servizi pubblici, anche privati, però poi abbiamo capito che non è una pasticca che è la soluzione. Forse è l'approccio che comunque prima o poi ci si arriva, soprattutto se si arriva alla crisi psicotica, se si arriva al momento di rottura in cui arrivi a un episodio in cui la malattia la riconosci facilmente, l'intervento farmacologico può essere anche importante, ma non è certo quel medico che vai un'ora lì, anche se ci vai una volta a settimana, anche se ci vai, non è solo quella visita che ti può risolvere la situazione, perché chi sta male non ha bisogno solo della pasticca, ha bisogno degli amici, ha bisogno del lavoro, ha bisogno di avere un'immagine diversa di sé, di sentirsi come gli altri, di avere una chance. E quindi devi comunque lavorare in equipe. Infatti i servizi territoriali di salute mentale sono in realtà organizzati per volontà di Basaglia, che ha deciso di chiudere il manicomio, per fortuna. Comunque oggi mia figlia, l'ultima, che ha 39 anni, mi dice che sono stata, nonostante la malattia, una mamma presente. Però io ricordo che quando ero in crisi stavo sempre a letto, non volevo vedere nessuno e neanche i miei familiari.
e raccomandavo al più grande i due fratelli più piccoli, perché pensavo di dover morire. Infatti io tutte le sere pregavo che il Signore mi facesse morire, cioè fare il trapasso dal sonno al sonno eterno. E la mattina, quando attraverso le persiane vedevo la luce del giorno, mi arrabbiavo, perché la malattia, almeno a me, mi ha ridotto in nulla, perché non riuscivo neanche a scopare, cucinare proprio no. Io ho avuto la fortuna di avere mia madre dopo la morte di papà per 19 anni, e a me prendevano le crisi di pianto. Mamma mi diceva: ma non piangere, pensa ai tuoi occhi, diventerai cieca, e poi ai tuoi figli. Io morirò, chi ti accudirà, chi penserà a te? Penso che questa è una cosa di tutte le mamme, nonostante che io a mia volta ero mamma. Comunque, da 7 anni frequento un centro diurno e sono seguita sì da una psichiatra e anche da una psicologa, e ho avuto tanto, e mi ha aiutato tanto la psicologa. Infatti mi sento meglio, anche se non vi nascondo che ho sempre paura di ricadere, perché questa paura l'ho avuta sempre, sia quando ne uscivo, perché e vivevo in casa e il mondo lo vedevo diverso, e pensavo che gli altri vedessero diversa pure me, perché i pregiudizi non mancano. Io l'ho avuto anche dai parenti, soprattutto dalle cognate, che mi dicevano: tu ti comporti così perché vuoi stare al centro dell'attenzione. E poi pure gli amici. Oggi non mi importa più, vado avanti, e sono aiutata tanto dai miei figli soprattutto. E poi ho avuto un marito che mi ha seguita, perché io conosco tutte le cliniche di Roma, perché sono stata ricoverata per 2 o 3 mesi sia in una che nell'altra. Poi ho sofferto per 4 anni, poi stavo bene in 2. E poi di nuovo la ricaduta, mi trovavo sempre in un tunnel, è stato brutto, scusate. Infatti adesso da guarita io ringrazio tutti gli assistenti sociali, le infermiere, le stesse utenti o utenti, cerco di farmi gli amici, tra cui Riccardo, che viene a trovarmi pure a casa. Ecco, penso di aver detto tutto, quindi capisco lui che ha perso la mamma, tu con tuo fratello e tutti gli altri. Grazie. E allora lì veramente ci vuole lo psichiatra bravo, intanto che dia una diagnosi giusta. Spesso non è facile neanche mettere una diagnosi. C'è vicino a questo, io lo dico tanto, siamo da noi, per esempio, un approccio spesso non sempre idoneo, dico io, nei miei limiti, del medico di base. Cioè spesso il medico di base, io questo l'ho notato sulla mia pelle, diciamo, per quello che è la mia esperienza, il medico di base sottovaluta o addirittura spesso non considera assolutamente determinate problematiche legate a certe patologie. Dopodiché si va dallo psichiatra o dagli psichiatri, si tenta una strada, a volte privata. Io ho avuto delle esperienze negative con il privato, assolutamente negative, e quando poi la cura viene individuata e finalmente ci si riesce, io spero che sia per chi capiterà, insomma,
che la cosa sia veloce e sia immediata, ma spesso non è né veloce né immediata, è un percorso lungo e faticoso e difficile. Una volta trovata la cura bisogna assolutamente entrare in rapporto con gli altri, bisogna alzarci dal letto o fare alzare dal letto il proprio familiare e metterlo in rapporto con gli altri, non avere paura dello stigma, cioè del marchio, e in generale soprattutto non avere paura. Stare dietro. Ci giriamo tutti. E sentendo i consigli di amici che ci avevano passato, ci stanno ancora passando, mi sono dato forza e sono andato in cura a cercare al CIM dal dottor Russo, non so se lo conoscete, e lui mi ha prescritto una cura che, cioè, io credevo che queste cose, cioè, non mica potevano fare miracoli, che ne so, come ti danno una cosa e ti rifai. Cioè, per me, io avevo dolori di testa, sintomi di vomiti, pensieri allucinanti che non avevo curato nemmeno al peggiore nemico. E mi dava coraggio ad andare avanti, a cercare la mattina di andare a lavorare. Bravo. Roberto, me l'hai spiegato tu prima nelle cose, racconta quello che hai detto a te. Insomma, andavo a controllo da sto dottore e piano piano mi sono risollevato da sta situazione, cioè sono ricominciato a fare tutte le cose, mi sono amante da andare a giocare a pallone, con tutti i sintomi che avevo, giramenti di testa, a giocare a pallone ci andavo lo stesso, perché è una cosa che c'è, come ci tenevo al lavoro, ho fatto tanto tempo il lavoro e ci andavo lo stesso. E alla fine, dopo, che ne so, 5-6 mesi di sta cura, ho cominciato a rivedere la luce. E grazie pure a questo dottore che mi ha dato questa cura, che non mi ha dato dei farmaci, perché certe volte ti danno una cosa per un'altra, cioè danno una cosa leggera, se credono che è una cosa pesante. Vedi la gente che da così cambia proprio aspetto. Questa patologia, che è una malattia uguale alle altre, non vi credete che uno che ha un'ansia, che ha una depressione o altri stati patologici di questo genere sono persone diverse o sono persone che non esistono più. Sono persone uguali alle altre, queste sono cose che possono succedere a tutti. E che con la forza, con tanta forza di volontà di fare le cose, perché io mi sono forte che mi sono andata stando sempre più in mezzo alla gente, stando sempre più impegnata a fare le cose, e che ne so, cioè questa io l'ho sconfitta la prima volta e cerco di sconfiggerla sempre così, nel senso, se la patologia ti dice a te una cosa, che ne so, un pensiero brutto, tu devi fare il contrario, cioè dedicarti a un'altra cosa per non darla per vinta a lei. Non è facile, perché non è che è una cosa che come una febbre, che ne so, per una settimana è risorto, queste sono cose che ci vogliono mesi. Io l'altra volta con 5-6 mesi con la forza anche mia di volontà sono riuscito a risolvere questa cosa. Purtroppo, secondo me, sono malattie che le decide un po' a convivere, andare avanti lo stesso, che alla fine si superano come a tutte le altre malattie. Perché le risorse, un discorso un po', mi rendo conto, prima il signor Fioretta diceva qui ci addentriamo nei discorsi difficili,
meglio. Forse Paolo dopo lo farà meglio di me, perché lui è un politico, io sono un tecnico, quindi riesco più difficilmente a fare anche il discorso politico. Però i tagli alla sanità, signori, e i tagli ai dipartimenti di salute mentale vanno nella direzione della cronicizzazione, perché se noi non abbiamo risorse e dobbiamo quotidianamente inventarci le soluzioni senza avere nulla, io credo che questo vada nella direzione della manicomio nel settore, perché guardate che il manicomio, a differenza di quello che c'è oggi nei territori, era questo, era assenza di risorse. Stavano tutti chiusi, non ci voleva molto per tenere tutti quanti lì. Mica ci voleva lo psicologo, lo psichiatra, l'educatore, la cooperativa, l'associazione, tutta la rete di, se vogliamo, la rete sociale che è intorno alla risposta che è stata costruita. Quindi credo che quello che è necessario fare in una situazione come la vostra, come anche quella in cui lavoro io, perché in realtà è vero che il Comitato della Salute Mentale è a Frosinone, ma abbraccia tantissime associazioni culturali che ci aiutano a trovare risposte. Quindi credo che sia importante in un territorio come Valle Costa quello di organizzarsi in associazione e cominciare a far sentire la propria voce e a pretendere una risposta tecnica precisa, ma la risposta tecnica precisa è sempre possibile quando c'è una domanda qualificata. Quindi, come diceva prima qualcuno, non dovete avere paura, ma dovete pretendere delle risposte. E tra di noi ci siamo detti in maniera molto chiara che forse era il caso per una volta di evitare che eventi così venissero messi per l'ennesima volta tra parentesi. Tra parentesi che significa? Apre la parentesi, lo strappo, cioè quello che io considero uno strappo a tutti gli effetti, a tutta la comunità, cioè un qualcosa che fa male alla collettività in generale, la mette tra parentesi il cordoglio, l'indignazione, il dolore del momento e poi arriva sotto. Forse abbiamo ragionato su questo e abbiamo deciso di portare questo punto interrogativo qui a Valle Corsa. Non è rituale, non è circostanza e non è nemmeno un regalo, ma è un qualcosa di dovuto. Io vorrei pubblicamente ringraziarlo, Elio, perché secondo me oggi si è realizzato un salto culturale enorme. Enorme perché? Perché per la prima volta uno dei soggetti coinvolti, la famiglia, trova la forza di tentare di mettere a capitale un evento traumatico. Cioè, quindi io lo considero a tutti gli effetti un dono che si fa a Valle Corsa, e qui dovrebbe iniziare il lavoro vero. Nel realizzarla l'iniziativa, magari parlandone pure con Mariangela, con Daniele, sentendoci per telefono con Marco, con altri ragazzi, io l'unico assillo che avevo, noi l'unico assillo che avevamo era quello di produrre l'ennesima figlia unica, perché come associazioni di Valle Corsa noi siamo bravi a individuare gli argomenti, forse riconosciamo pure le priorità, però poi alla fine si difetta nell'organizzare il lavoro, un lavoro conseguente, tentare di realizzare, di strutturare le iniziative all'interno di una relazione tra associazioni che possono creare un'occasione di cambiamento. Siccome io penso fermamente che la società civile organizzata possa dare le risposte che qualcuno diceva, tipo Patrizia, se si organizza riesce a dare delle risposte, io penso che sul tema noi come cittadini, ecco, l'assunzione di responsabilità di cui parlavamo nell'introduzione, debba necessariamente creare un cambio sociale, da alcune criticità che non possono essere per l'ennesima volta non individuate oppure affrontate con un atteggiamento da girata di spalle. Quindi io spero che intorno a questo punto interrogativo riusciremo prossimamente a farlo un lavoro di qualità,
perché appunto io sottolineo e penso che quello che è successo, quello che succede ogni giorno quotidianamente a Valle Corsa ci deve far riflettere sulla qualità delle relazioni. Dobbiamo rispondere a una domanda fondamentale: la nostra è più o meno una comunità solidale? E soprattutto dobbiamo evitare che si verificano quelle cose che magari pure Roberto ha toccato, che nel momento di difficoltà l'unica risposta che riusciamo a dare è una porta con un cartello appeso fuori, e le persone che una volta che scoppiano, perché tanto si tratta, vanno ai servizi. Quindi ecco, magari ecco, nel ridarvi la parola dico quale può essere pure il livello di conoscenze, un percorso di divulgazione molto molto pratico che noi potremmo fare da subito qui a Valle Corsa per cercare di diffondere, di divulgare una serie di conoscenze e di saperi che possono insomma essere dei muri di contenimento a fenomeni brutti. Invece, per esempio, in situazioni come queste, ma anche in altre che abbiamo vissuto in questi anni, ci danno l'energia, la carica per andare avanti, perché questo problema della relazione, che si diceva che è così importante per tutti, ma è importante anche per noi, cioè sentirci alleati con le persone con cui siamo in contatto, è per noi fondamentale. Cioè non, è vero che noi dobbiamo avere un'esperienza e quindi dare il nostro contributo, però allo stesso tempo è importante per noi sentire che dall'altra parte siamo riconosciuti e c'è un'alleanza, e questo si può costruire solo attraverso la relazione, non solo individuale, che è fondamentale, ma anche proprio con la comunità. Cioè noi crediamo molto che sono i legami comunitari quelli che ci aiutano, cioè che aiutano anche proprio i servizi. Sono, io dico, il capitale sociale, cioè è proprio un capitale vero, cioè è un po' paradossale, ma è proprio un capitale enorme quello che può essere messo in atto da una società che collabora, coopera, che si riconosce, che si identifica, è una risorsa straordinaria che noi operatori esperti cosiddetti non possiamo da soli mettere in campo, non siamo sufficienti, non ha senso, ecco. Questo capitale sociale è della comunità e solo la comunità lo può costruire e conservare. Quindi io vi ringrazio stasera di essere così tanti qui, perché la scommessa con Fabio per noi era grossa. Devo dire, quando ci siamo incontrati in questi mesi scorsi, non immaginavamo che sarebbero stati così bravi. Quando mio figlio aveva 2 anni, è cominciato con un esaurimento nervoso. Dopo l'86 ho avuto una crisi di maniacale, diciamo, perché questa psicosi bipolare si manifesta con periodi maniacali e periodi invece di profonda depressione e ansia incontenibile. E quindi dopo l'86, dopo i periodi invece di depressione, sono passata nel 2001, ho avuto un altro periodo maniacale in cui io ho la forza di fare di tutto, sono forte, riesco a fare delle cose magnifiche e mi sento un'energia vitale. Poi dopo il 2001 il crollo di nuovo. Però dopo questi 2 crolli io cadevo subito in depressione, non mi rendevo conto che la mia era una malattia, rimanevo sempre convinta che era, non riesco a spiegare che cos'era, fosse un momento
di fragilità così, ma non ci davo il peso che aveva. E invece adesso l'ho avuta nell'ultimo periodo maniacale, l'ho avuto nel 2008 e sono stata ricoverata e invece questa volta che ne sono uscita non sono caduta subito in depressione profonda, ma la depressione sta venendo piano piano, quindi ho avuto la capacità di rendermi conto finalmente che è veramente una malattia. E in seguito a questo, 12-13 anni fa, mio marito ha rifiutato la mia malattia, quindi io mi sono dovuta separare e mio figlio è rimasto col padre, perché anche c'è quella mentalità che si rifiuta questa malattia, specialmente a Frosinone. Questa malattia viene vista come qualcosa da emarginare. E niente, ora vivo sola, però ho trovato al centro salute mentale di Frosinone un aiuto, sia con lo psichiatra Mingarelli e con la dottoressa Fiorini e anche con l'assistente sociale, non mi ricordo il nome, che vogliamo fare qualcosa insieme, perché effettivamente questa volta mi sono resa conto che effettivamente io sto male, davvero, però già la consapevolezza mi dà la forza di reagire, e quello voglio dire a